Ciao ragazzi, mi chiamo Victor e benvenuti nel mio videoblog. Come potete vedere, mi sono finalmente laureato. Dio buono, sono passati ben 3 anni, quindi è solo la mia laurea triennale, proprio basic, niente di speciale, scienze motorie. Ho finalmente consegnato sta maledetta tesi, con quale ho avuto un sacco di problemi, sapete, consegna, libretto, prepara e di qua e di su. Penso che la laurea è una cosa molto molto utile. Ad esempio, possiamo mettere così e usarla come tappetino per il mouse, perché visto che la struttura è molto buona, tappetino del mouse. Però, a parte gli scherzi, penso che la laurea mi servirà, ho dei grandi progetti per poter continuare a fare quello che mi interesserebbe, cioè la riabilitazione. Ma questo è un altro discorso e oggi non parliamo di questo, anche se vorrei ringraziare con questo video, magari dedicare un minuto a coloro che sono venuti alla mia laurea, che mi hanno fatto i regali, e penso che uno dei regali ve lo faccio vedere fra poco. Vorrei ringraziare tutti per essere venuti, per avermi fatto dei bei regali. Grazie a tutti, grazie ragazzi. Vorrei ringraziare anche Dennis per avermi fatto la sorpresa di essere venuto dal nord dell'Italia. Quindi grazie Dennis, so che stai guardando. Vorrei ringraziare certamente i miei genitori che mi hanno dato una mano enorme a poter finire questi studi. E certamente anche la ragazza, che anche quella non manca mai, per avermi dato il sostegno morale. E certamente tutti gli amici. Quindi, ritornando a noi, possiamo dire che adesso, una volta laureato, ho un pochino più di tempo libero, anche se molti di voi sanno che dopo la laurea tempo libero ce n'è ancora di meno, perché adesso bisogna, essendo un disoccupato, bisogna cercare il lavoro e penso che anche questa è un'impresa abbastanza difficile. Però la laurea, fine della laurea, significa che ricominciano i lavori sul mio canale, sul canale del Before After, quindi ricominciano i post settimanali. Penso che adesso ancora datemi un po' di tempo, perché ancora devo decidere con quale frequenza postare le cose. E visto che ormai siamo il 29, dopodomani o fra pochi giorni vi annuncio il mio nuovo progetto, e credetemi, ne vale la pena di aspettare, soprattutto coloro che si interessano di fotografia e di Photoshop e di post produzione. Il progetto vi interesserà perché è una cosa figa. Quindi, ritornando al nostro regalo, cioè al mio regalo, che potrebbe essere interessante per voi, sapete che cos'è? La nuova macchina fotografica. Penso che se state guardando e riconoscete qui la sigla, certo, è un modello abbastanza vecchio, quindi non stiamo parlando di cose stratosferiche tipo Mark III o Mark IV. In ogni caso, ho già avuto il tempo di provare questa macchina e dopo vi farò un piccolo vlog di un minuto per descrivere le mie sensazioni e di come mi sono trovato. Molto bene, in ogni caso, la qualità delle foto penso che adesso salirà. In ogni caso, io con questo video volevo dire che ricomincio a fare tutti i lavori sulla fotografia. Quindi a breve usciranno un sacco di nuove foto che ancora le ho fatte ma non ho avuto il tempo di postarle. E di ragazzi, adesso mi sono laureato, ho il tempo libero, mi dedico un pochino al mio hobby, perché al momento è solo il mio hobby. Bisogna ringraziare anche tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri su Facebook, che mi avete fatto molto piacere. Quindi grazie a tutti voi. E niente, io direi che una volta che ho finito con gli studi, quindi posso riprendere a lavorare sui miei progetti. Quindi state connessi, ci vediamo a breve ragazzi.